Emma Bonino, ma poi Emma Bonino al singolare. Guarda che non è possibile che se uno va a vedere tutte le cose che ha fatto fino ad oggi, dice Emma, le M ce ne saranno almeno, dentro M ce ne saranno almeno 6 o 7 per fare tutto quello che ha fatto. Perché io per esempio faccio il cambio dell'armadio, intanto lei lotta per cambiare un destino. Io faccio una di vita, lei sembra che ne abbia vissute almeno 10. Ma perché? Ma perché? Perché come presidente? Secondo me primo ci farebbe proprio bene. E poi per come lei ha scelto di usare la propria vita, per le priorità, per i suoi valori, per quello che ha combattuto, per tutte le vittorie che ha conseguito, per le battaglie che sta ancora combattendo. Poi c'è il prestigio internazionale, c'è tutta l'esperienza istituzionale. Di fatto se pensa a lei, io penso a un'esperienza, una capacità, una sensibilità a 360 gradi e poi tutti i valori, tutte le cose per cui si è schierata, il coraggio di esporsi in prima persona, insomma ci farebbe proprio bene. Ed in più è una donna. La candidatura di Emma Bonino, secondo me, è un giusto riconoscimento a una persona valorosa. L'aggettivo valorosa o valoroso è un aggettivo che non si usa quasi più. Sono pochissime persone degne di rappresentare degnamente il nostro paese. Emma Bonino è una persona che lo può rappresentare molto degnamente per tutte le battaglie che ha fatto nel corso della sua vita, per la sua onestà e per le qualità, secondo me, di imparzialità che devono contraddistinguere un Presidente della Repubblica. Emma Bonino ha queste caratteristiche, sono anche sicuro che non ce la farà, e anche lei è sicura che non ce la farà, e aggiunge alle caratteristiche che ho indicato quella di avere una presenza internazionale e un prestigio europeo tutt'altro che marginale. Tia, mi sono svegliato, sono ancora in pigiama, con un pensiero. E stavo ripensando che quando ero piccolo io facevo molta fatica a distinguere Sandro Pertini da Berzot, forse per via della pipa. Oggi invece faccio fatica a distinguere tutti i ruoli istituzionali, forse per via delle mazzette, delle mignotte, delle tangenti, degli inquisiti, degli indagati, di quelli rinviati in giudizio, dei condannati, di quelli che riciclano il denaro, dei finanziamenti pubblici anche attraverso lo IOR, di quelli che fanno tutto a loro insaputa, di quelli, insomma, per mettere un po' più di ordine o comunque per iniziare a riconoscere meglio le persone, a distinguerle, io avrei un consiglio spassionato. Emma Bonino. Emma Bonino presidente, così cominciamo da lì e una persona per bene al colle la riconosciamo. Emma Bonino. Emma Bonino è una persona che ha vissuto tutta la sua vita nella politica, è competente in un paese formalmente laico, ma ancora succube del Vaticano. Ha combattuto coraggiosamente per due leggi di civiltà sull'aborto e sul divorzio. Finalmente una donna presidente, spesso le donne hanno più buon senso e senso pratico. Mettiamola alla prova. Ecco, intanto chi ti piacerebbe come Presidente della Repubblica? Così, per mettermi subito a mio agio, una domanda come un'altra, invece di come stai? Ma guarda, Emma Bonino, a me piacerebbe, non, sarebbe bello anche che pensare a Emma Bonino, non perché è una donna, ma perché è Emma Bonino, perché ha quella storia, perché mi sembra che possa mettere d'accordo tutti, è una storia bella, interessante, sa le cose, ha visto... Mi piace sì, come... Sì. Anche se, come ogni volta viene nominata Emma Bonino, siamo sicuri che... Insomma, come dire, difficile che poi i partiti ci diranno di votare. Vale.
anche a me piacerebbe che fosse una donna, mi piacerebbe che fosse una donna indipendente, Emma Bonino, dico il nome per tutti, perché ha saputo mostrare... Su Twitter questa mattina appunto mi hanno chiesto di chiederlo, Emma Bonino le piacerebbe... Al mio pieno consenso, e sarebbe una mossa di fantasia, come è stata l'elezione del Presidente delle Camere. In più è una persona navigata, capace, non lo dico per fare il rituale omaggio a Emma Bonino, ma perché penso che lei saprebbe, era la prediletta di Sandro Pertini, e penso che saprebbe raccogliere quella lontana eredità. Ci sono donne che hanno, come dire, una figura di grande prestigio nazionale e internazionale. Io, come dire, ne ho in mente qualcuno. Ce lo dica allora, onorevole. A me piacerebbe moltissimo Emma Bonino, è una donna che distante rispetto a me, diversa per provenienza, per cultura politica, però ecco, io mi sentirei garantita da una donna come Emma Bonino, e le ripeto, è un mio desiderio personale, perché credo che non solo sarebbe una figura di garanzia, ma sarebbe anche un grande segnale di rinnovamento dell'umanità. Mai come in questo momento l'Italia ha bisogno di una figura importante come Presidente della Repubblica, Emma Bonino. Perché votarla? Perché è una donna che ha lottato per noi donne, è una donna che continua a lottare e abbiamo questa chance. Facciamola Presidente della Repubblica. Forza. Una piccola svolta storica, ovvero vedere finalmente avverarsi il sogno di avere un Presidente della Repubblica donna, e credo che Emma Bonino sia assolutamente il candidato giusto per questa carica così importante, così prestigiosa e così di rilievo in un momento delicato come questo. Riteniamo Emma Bonino la persona giusta in questo momento che vive il paese di grande difficoltà e di grande confusione anche istituzionale. Una donna, la prima donna della storia della nostra Repubblica, dotata di un grande equilibrio, istituzionale, una donna europeista, di quell'Europa non del mondo della finanza soltanto, ma un'Europa del lavoro, un'Europa dei cittadini. Io vorrei che il prossimo Presidente della Repubblica fosse Emma Bonino. Perché è una persona che misura le parole e non è mai sbagliata, neppure quando si confronta con gli avversari politici. Perché la commissaria europea ha dato prestigio all'Italia e si è guadagnata il rispetto dei dirigenti di tutti gli Stati membri e la stima dei giornali e delle televisioni europee. Perché quando ha avuto incarichi di potere ha sempre dimostrato di avere a cuore le istituzioni del suo paese. Allora, per favore, Emma Bonino, Presidente della Repubblica. Me lo dico da me.
Il nostro paese oggi ha bisogno di autorevolezza, forza e trasparenza. Per questo vorrei tanto Emma Bonino al Quirinale. Un'ottima persona, un grande politico di relazioni internazionali ed è una donna che ha fatto già moltissimo per l'Italia, come quasi tutte le battaglie dei radicali. Sarebbe un sogno per un paese che vuole andare verso il futuro e che vuole migliorare come immagine e anche come contenuti. No, io trovo che Emma Bonino sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica e la sostenni anche nel 99 quando fece una lunga campagna che poi la portò anche a prendere un 8% alle europee. Per il rispetto che lei ha sempre dimostrato per le istituzioni e per la capacità però di essere combattiva e anche coraggiosa. È una donna di valore, come questo le auguro di poter arrivare a questo risultato, che non sarebbe un risultato soltanto per lei ma per tutti noi. Cara Emma Bonino, sai, ho fatto un sogno. Ho sognato una donna che rappresenta la nostra patria nel mondo, la nostra patria che si chiama Italia e che, guarda un po', è anche donna. Tanti, tanti, tanti auguri, ma con tanto affetto per tutte le battaglie che hai fatto. Ti sarò vicino. Sono ormai svariati decenni che ogni volta che gli italiani vengono convocati ad esprimere un parere su chi sia il personaggio politico più stimato, sul quale ripongono più fiducia, puntualmente il nome di Emma Bonino è primo della lista. Negli anni sono state molte le manifestazioni di stima, di affetto nei confronti della Bonino e soprattutto di fiducia politica, però sono sempre state manifestazioni in qualche modo scollegate, cioè non coordinate. Abbiamo pensato di dare una sede a tutte queste iniziative e coinvolgerle tutte in un blog. Questo blog si chiama boninopresidente.it. In questo blog potrete trovare tutte le informazioni sulle manifestazioni d'appoggio alla campagna di Emma Bonino for President e potrete anche intervenire, esprimere le vostre opinioni e interfacciarvi con i vari network, Facebook e quant'altro e così dare un coordinamento a tutto quello che può essere d'aiuto per la campagna per boninopresidente.it.